Quest'oggi con le nostre telecamere ci troviamo nel quartiere di Ponticelli, alla periferia della città di Napoli. Solitamente quando i telegiornali o i giornalisti parlano di Ponticelli lo fanno sempre per episodi evidentemente di criminalità che si sono verificati o nel caso della cultura per una manifestazione che si tiene ad agosto di carattere religioso. Ma quest'oggi c'è una novità davvero molto particolare che riguarda la cultura, perché proprio tra i quartieri popolari del rione di Ponticelli, della periferia di Ponticelli, è venuto fuori attraverso degli scavi un vero e proprio sito archeologico con dei resti di una villa romana appartenuta a Caius Solius Ampliatus. E da qui dunque i lavori della sovrintendenza, di concerto naturalmente con le istituzioni locali, hanno fatto sì che questi resti potessero essere in qualche modo messi in ordine, ed ecco allora che questo luogo diventa un vero e proprio sito archeologico, e ci auguriamo che da questo momento in poi possa rappresentare anche una zona di attrazione turistica. Assessore, nel cuore di Ponticelli una scoperta archeologica ed ecco che questa zona si trasforma in un vero e proprio sito archeologico, la scoperta di questa villa romana. Sì, un sito che esiste da tanto tempo, che era nostro dovere. Io già l'anno scorso volevo, diciamo, riaprirlo alla comunità, però i tempi di interlocuzione con i vari partner sono stati lunghi. In realtà è un sito ovviamente della sovrintendenza, non del comune. Il comune ha un protocollo con la sovrintendenza per poterlo aprire insieme, perché c'è una difficoltà di personale da parte di tutte le amministrazioni. Quindi lo apriremo in collaborazione, ma soprattutto dovrà essere adottato, diciamo, dovrà essere amato dai cittadini del territorio. Far sì che questo rione, denominato l'8O, ma conosciuto come l'8-0, sia invece il rione della Villa Romana, che è una villa grandissima che ricorda un tempo in cui questi luoghi erano ameni, colline che digradavano con vigneti e orti verso il mare. Da qui si vedeva il mare, adesso vediamo un muro, ma dobbiamo fare in modo che siano i cittadini a proteggere il sito e non soltanto le mura che lo circondano. Potrebbe quindi diventare anche Ponticelli meta di attrazione turistica, mentre invece è stata sempre una zona di passaggio, comunque dove le persone non si fermavano. Innanzitutto Ponticelli ha una storia così antica già nel suo centro storico, perché i cortili di Ponticelli, la Basilica della Madonna della Neve, sono in realtà un dato storico, lo testimonia anche la festa che si fa a Ponticelli ad agosto. E però questa parte di città, che è appunto la parte più dislocata del quartiere, potrebbe diventare una nuova attrattiva, anche perché è un punto strategico sia a livello di strade che a livello di mezzi di trasporto. C'è la Vesuviana, c'è San Giorgio a Cremano molto vicina, quindi potrebbe assolutamente diventare un sito visitato e, perché no, aperto a nuove trasformazioni.